Anni fa, quando il mio canale aveva il suo principale focus sulle creepypasta a tema Pokémon, da cui tra l'altro deriva il mio nome attuale, imparai poco a poco a familiarizzare con quei Pokémon dai tratti oscuri al fine di renderli personaggi ideali per i miei racconti. Ma le radici di quest'alba del mio canale non sopravvivono solo nel suo nome. E infatti tramite quella mia primaria passione, espressasi su YouTube ormai quasi 6 anni fa, che ho iniziato ad apprezzare i Pokémon che ad oggi ritengo i miei preferiti. Vanette, Shedinja, Ninetales, Phantump e ultimo ma non ultimo, nonché protagonista del video di oggi, Yamask. Un Pokémon che come altri, ma a dire il vero al contempo anche più di altri, mette in rilievo alcune tematiche che ad oggi sono al centro dei miei interessi filosofici. Questo personaggio del mondo Pokémon, che come sempre non è particolarmente approfondito a livello di trama e dunque permette una serie di interpretazioni anche diverse tra di loro, a mio avviso ci parla della morte, o meglio, del rapporto che vi è tra la vita e la morte, di come sia interpretata la morte dai vivi e in ultima analisi di che cosa significhi per l'essere umano vivere e morire. Per chi però non avesse familiarità riguardo a ciò che stiamo dicendo e potrebbe trovarsi disorientato, una breve introduzione a Yamask è d'obbligo. Yamask è letteralmente un uomo defunto in tempi antichi, rinato non si sa di preciso quando sotto forma di Pokémon e che però conserva con sé il calco del proprio viso da umano. Il rapporto che Yamask sembra avere con questa maschera mortuaria non è però positivo. Ci viene infatti più volte detto che il Pokémon piange guardando il proprio volto. Dettaglio che infatti è richiamato anche dal design del Pokémon, che presenta un secondo cerchio oltre a quello che comprende l'occhio, che sembra rappresentare una lacrima. Ecco, il rapporto che Yamask intrattiene con la propria vita passata credo che renda quest'ultimo il soggetto migliore nel mondo Pokémon per mettere in rilievo alcune tematiche antropologiche e bioetiche che forse, mai come oggi, trascenderanno il mondo Pokémon e andranno a toccare, più o meno esplicitamente, alcuni dei tratti più oscuri dell'essere umano. Ad ogni modo, come introduzione all'argomento, direi che può bastare. Quest'oggi analizzeremo il concept di Yamask come mai è stato fatto, giungendo ad una profondità tale da accorgerci che Yamask, in realtà, parla di noi. Per farlo però occorre chiarire prima di tutto di cosa stiamo davvero parlando. Occorre, cioè, definire che cosa sia la vita e che cosa invece sia la morte. Vi anticipo già che nel corso del video citerò alcuni autori che hanno trattato l'argomento della vita e della morte e del rapporto che i vivi intrattengono con i morti. E siccome non ho interesse nell'appesantire eccessivamente il video, lascio sia in descrizione che nel primo commento dei link a dei libri che ho letto e che mi hanno portato alle conclusioni che oggi tenterò di mettere in luce. Se questo video dovesse piacervi al punto da voler approfondire le tematiche al di fuori del mondo Pokémon, sapete dove andare a cercare. Tornando a noi però, partiamo dalla definizione più intuitiva che si potrebbe dare di vita e morte. Ciò che è vivo ci appare tale perché è dotato di una sorta di forza attiva, che indipendentemente da agenti esterni permette all'essere che ne dispone di muoversi e rispondere agli stimoli. La morte, al contrario, è determinata dalla assenza di questa forza attiva. Ecco, in realtà sarebbe meglio dire che nell'accezione comune che si ha di morte, essa è determinata quando la forza attiva sia assenta. Questo significa che la morte non è uno stato della materia, ma un avvenimento. Noi non consideriamo un sasso morto, benché esattamente come i morti non risponda agli stimoli esterni. Ciò nonostante, ci sembra ovvio distinguere le due cose. E questa è una differenza che viene intuita e che non passa per la ragione, se così vogliamo dire. In altri termini, è una differenza più morale che scientifica. Morto, allora, è ciò che un tempo era vivo, e dunque un corpo all'interno del quale non scorre più la forza vitale, mentre un sasso viene semplicemente definito inanimato. Si potrebbe allora sintetizzare il tutto dicendo che la morte è il passaggio dall'animato all'inanimato e che l'oggetto che compie questo passaggio viene chiamato morto. Ciò che invece non è mai stato animato, pur essendo praticamente identico di fatto ad un morto, viene semplicemente denominato inanimato. Questa informazione, che potrebbe sembrare fine a se stessa, in realtà ci consente di porre un paletto fondamentale. La morte, più che l'essere inanimato in sé, è il divenire inanimato di qualcosa. Ed è dunque un momento, un lasso di tempo e dunque, alla fine della fiera, una percezione. La morte, insomma, è un mutamento nel tempo che viene percepito psicologicamente
direttamente dai vivi. Nient'altro che un concetto elaborato da questi ultimi per distinguere il morto dal sasso. Chiaramente affinché tale concetto si sviluppi occorre un'elevata capacità cognitiva della specie che ne dispone, che sia in grado di distinguere nitidamente cosa sia vivo e cosa sia morto e ancora prima che abbia una visione continuativa del tempo. Per ora, a quanto ne sappiamo, solo l'uomo è universalmente in grado di concepire la morte e dunque si potrebbe dire che la morte affligge solamente l'essere umano, pur essendoci in realtà alcune testimonianze di animali che presentano elementari e primordiali forme di lutto. Ma ad ogni modo, per semplificare il concetto, dato che comunque parliamo di esseri umani, parleremo solo di questi. Ora, il risultato a cui siamo giunti è il seguente. Nella prospettiva di un essere umano, il vivo che lentamente si tramuta in inorganico viene concepito diversamente dall'inorganico in sé, quasi come se gli si volesse attribuire una dignità maggiore rispetto alla restante materia. Questa originaria separazione credo sia all'origine del culto dei morti. I nostri antenati giunsero a riconoscere come diversi l'uomo defunto dal sasso. E attenzione, lo fecero senza avere una precisa distinzione di cosa fosse inorganico e cosa non lo fosse, tanto che l'animismo è la base di ogni credenza. Questo per dire che la distinzione non deriva da motivazioni scientifiche, ma piuttosto da un sentimento verso la vita. Si potrebbe dire che un qualcosa del genere sia poi all'origine della morale. Ora, a questa concezione di fondo della morte si aggiunge però un altro aspetto. Per degli esseri coscienti di essere vivi e che incontrano nella morte la cessazione di tutto, quest'ultima, che è un fatto naturale a cui tutti andremo incontro, non può essere accettata fino in fondo. Secondo Bauman, sociologo e filosofo morto di recente nel 2017, è proprio da questo contrasto tra il desiderio della vita umana di proseguire in eterno e la sua naturale cessazione che nasce la cultura. Una cultura che, in antitesi alla natura, mira a rendere in un qualche modo immortali gli individui. E così vengono eretti i primi monumenti ai morti, che segnano la terra una volta che questi ultimi ne sono stati assorbiti. Achille decide di morire sotto le mura di Troia perché sa che la sua storia verrà tramandata nei secoli dei secoli. E poi le religioni, con il cristianesimo che giunge a promettere addirittura la vita eterna, e i regimi politici, come il nazionalsocialismo, che promette all'individuo un surrogato dell'immortalità, ossia l'immortalità della razza perfetta. Chi ci piaccia o no, anche questa è cultura, e anche questo la nostra cultura ha generato. Ecco, tenendo a mente tutto questo, torniamo a Yamask. Il Pokémon, come già detto, è un uomo defunto in tempi antichi, rinato sotto forma di Pokémon e che conserva con sé la propria maschera mortuaria di quando era ancora umano. Ma non solo, Yamask conserva anche le memorie della sua vita passata e ogni qualvolta osserva quel suo volto, piange disperatamente. Questa è l'immagine del Pokémon che ci giunge dalla regione di Unima e dai giochi di quinta generazione. Ma Pokémon Spada e Scudo aggiunge che Yamask vaga tra rovine antiche alla ricerca di qualcuno che ne riconosca le fattezze umane, segno che le lacrime del Pokémon sono associate in senso più o meno lato alla perdita di qualcuno. Ora, che Yamask sia legato alla cultura egizia è evidente dalla sua evoluzione, ossia Cofagrigus, di cui parleremo a breve, ma la maschera mortuaria, palese fonte di ispirazione del Pokémon, è in realtà presente anche in altre culture, tra cui forse la più famosa è quella micenea. Tutti noi, in qualsiasi libro di arte e storia che ci sia passato tra le mani, abbiamo visto la presunta maschera di Agamennone, rinvenuta a Micene. Dunque, benché ispirato all'antico Egitto, Yamask nella sua essenza va oltre quella cultura e si riferisce più ad un atteggiamento generale dell'essere umano. Il desiderio, cioè, dell'uomo di far rivivere per l'eternità gli individui ormai periti. Vuoi costruendo monumenti per la commemorazione, vuoi raccontandone le antiche gesta, vuoi, ad esempio, riprodurne le fattezze. Ora, è interessante, sotto questo punto di vista, notare una cosa. La maschera mortuaria, in senso generale, ma più nello specifico quella di Yamask, ovviamente non viene creata dal morto, ma piuttosto da coloro che si trovano ancora in vita. Allo stesso modo, gli individui non si seppelliscono da soli, ma vengono inumati dai propri cari. Proprio perché, come detto prima, la morte è legata solamente alla psicologia dei vivi, dato che i morti non pensano, essa non riguarda tanto il morto in sé, quanto piuttosto il morente, cioè colui che sta morendo, e tutti coloro che in un modo o nell'altro gli stanno
stanno vicino. E allora, a tutto ciò che abbiamo detto della morte fino ad ora, aggiungiamo questa puntualizzazione. La morte è un fenomeno sociale che investe un numero diverso di persone e con maggiore o minore intensità a seconda dei singoli casi. Norbert Elias, altro grande sociologo, scrive di come l'isolamento del morente, l'incapacità di comunicare con quest'ultimo con il linguaggio, l'esclusione della famiglia dalle pratiche di preparazione alla morte, come quella per la preparazione della tomba o della salma, siano tratti caratteristici della nostra società attuale che rendono il morire ancora più angosciante. Al contrario, ed è qui che torniamo a Yamask, in passato ciò non accadeva. Il morente sulla soglia tra la vita e la morte era spesso circondato dai suoi familiari, ed il forte senso di comunità che vi era un tempo, anche in un contesto così tragico, rendeva la morte più umana. Dunque, l'uomo che in tempi antichi per l'appunto era Yamask muore, e viene inumato dai propri cari che ne eseguono un calco del viso a mo' di maschera mortuaria. L'anima di quest'uomo diviene però Yamask, conservando al tempo stesso i propri ricordi precedenti. Ora, alla luce di tutto quello che abbiamo detto finora, è il momento di porci la domanda fondamentale. Yamask è vivo? È morto? È una via di mezzo? Che cos'è, insomma, Yamask? Ritorniamo per un attimo sulla nostra definizione primaria di morte. La morte sopraggiunge quando la forza attiva che caratterizza la vita si assenta. In questo senso non si può dire che Yamask sia morto. Al massimo si potrebbe sostenere che lo sia stato per un indefinito periodo di tempo, ma allo stato attuale è decisamente vivo. E nel mondo Pokémon, peraltro, non è certo l'unico essere che risorge. Shedinja e Fantump, soprattutto quest'ultimo, gli sono molto simili. Ma se vi chiedessi del signor Yamask? Se vi chiedessi dell'uomo rappresentato nella maschera mortuaria di Yamask, rispondereste con altrettanta facilità? Yamask e quell'uomo sono la stessa cosa? Pensiamoci un attimo. Yamask conserva i ricordi di quando era un umano, ma allo stesso tempo ci viene detto che attualmente sta vivendo una vita diversa da quella precedente. E allora forse, dopo aver parlato tanto di morte e di che cosa sia la morte, dovremmo appuntare che cosa sia la vita. Finora abbiamo definito due concetti di morte. La morte biologica, ossia la pura cessazione di ogni impulso vitale, e una morte diversa, per così dire, che noi chiameremo biografica. Una morte che si lega anche agli individui e dunque al proprio contesto sociale e che dunque non si riduce alla cessazione delle pulsioni vitali, ma che investe in maniera drammatica, di fatto troncandoli di netto, i rapporti che il morto aveva con le persone a lui care. Ma non solo. Ne tronca gli interessi, le ambizioni, tronca insomma tutto ciò che il signor Yamask si è costruito nel corso della propria vita. Anche quest'ultima, come intuibile a questo punto, si tinge di queste due sfumature. In bioetica parliamo di una vita biologica, considerata nelle pure funzioni vitali dell'essere vivente. E accanto a quest'ultima vi è una vita biografica, che è peculiare dell'uomo sociale. In quest'ultima, nella definizione di vita, vengono incluse tutte quelle cose che abbiamo visto essere totalmente troncate dalla morte. Conoscenze, amicizie, interessi, in generale investimenti su cosa è contenuto nella propria vita, volendo metterla così. Ora, da un punto di vista biologico, abbiamo detto Yamask è vivo. Ma da quello biografico? Il signor Yamask, o meglio, tutto ciò che il signor Yamask ha fatto nella sua vita, e quindi la vita del signor Yamask, è viva? Perdonatemi il gioco di parole, però effettivamente è così. Cioè, ciò che Yamask ha costruito della propria vita, è vivo? La risposta è no. È tutto svanito. La sua famiglia, i suoi averi, i suoi interessi, tutto verosimilmente distrutto dal tempo. Ecco perché Yamask piange osservando il proprio volto, ecco perché conserva sconsolato le proprie memorie. Perché Yamask, nel farlo, osserva esattamente il se stesso morto. Esattamente come il Mattia Pascal di Pirandello che fa visita alla propria tomba. Dopo che, avendo inscenato il proprio suicidio, tornando sui luoghi che prima gli sono appartenuti, trova tutto mutato. Tutto diverso da come lo aveva lasciato e dunque drammaticamente irrecuperabile. Yamask è vivo biologicamente, ma la vera essenza della sua vita, ciò che caratterizzava le sue memorie, la sua biografia, ormai è morta e sepolta e vive, paradossalmente, solo nella mente di un morto. Ecco la ragione più profonda del pianto di Yamask. Paradossalmente, l'unico essere vivente in grado di piangere la morte di Yamask
e Yamask stesso. In Yamask, il vivo ed il morto si uniscono, creando un quadro paradossale e allo stesso tempo terribile, perché ci parla delle nostre paure. E anzi, forse ci parla della paura primordiale. La paura di perdere tutto. La paura che le nostre vite, d'un tratto, possano essere svuotate di tutto ciò che dà loro un colore. La paura, insomma, che la vita possa diventare una non vita. E attenzione, questo non necessariamente tramite la morte fisica. Sono esistite, esistono e verosimilmente esisteranno persone che vivono di ricordi. Tante persone sole che un tempo forse non lo sono state. E tanti Yamask reali che forse nel privato delle proprie abitazioni piangono osservando una propria foto sorridente circondato da persone che magari non ci sono più. Se tutto quello che abbiamo detto finora ha un senso, allora anche questo e morire. Detto con le parole di Joseph Arutunian, la morte non è la cessazione della vita fisica o la dissoluzione di un organismo in quanto tale, ma la separazione degli uomini l'uno dall'altro, e ciò equivale alla morte dell'essere umano. Per Yamask, tuttavia, esiste un lieto fine, se così vogliamo chiamarlo. Secondo Pokémon Spada, infatti, una volta evolutosi in Cofagrigus, Yamask dimentica di essere stato un umano. Ciò significa che evolvendosi Yamask non ha più memorie e soprattutto non è più in grado di riconoscersi nel proprio volto. Forse perché tale maschera si trova incastonata sopra gli occhi del Pokémon e dunque gli risulta fisicamente invisibile. Chissà se forse Cofagrigus riuscisse ad osservare quel volto, potrebbe cambiare tutto. Certo, Yamask non riesce a rifarsi una vita, non si emancipa, ma quantomeno dimentica. Quantomeno quell'antico uomo morto in tempi antichi ha finalmente trovato la pace. Ora è totalmente reincarnato, fra tante virgolette, in Cofagrigus. La memoria è stata cancellata, il passato dimenticato e Yamask è ufficialmente morto. Con Cofagrigus inizia una nuova vita, totalmente scollegata dalla precedente. Per concludere, credo che sia necessario una menzione allo Yamask di Galar e alla sua evoluzione Runeregus. Il primo perde nel proprio design la maschera e dunque viene privato di quella profondità psicologica che finora abbiamo analizzato. Ciò nonostante, la sua genesi è interessante e potrebbe avere un senso. Secondo il Pokédex, una tavoletta d'argilla maledetta ha preso possesso di un'anima rancorosa. La cosa è interessante perché da questa descrizione sembrerebbe che solo quegli Yamask che non possiedono delle felici memorie in vita possano accedere a questa variante. E Runeregus, la sua già citata evoluzione, sembrerebbe confermare ciò. Secondo la descrizione di Pokémon Scudo, qualora qualcuno dovesse toccare il corpo di questo Pokémon, verrebbe a contatto con le terribili memorie che si celano dietro il dipinto. Benché la versione italiana, a mio avviso, compia un errore molto grossolano, lasciando intendere che toccando il corpo di Runeregus si vedano le proprie memorie orribili, il che non ha alcun tipo di senso, è evidente, secondo me, che in questo caso si parla delle memorie di Yamask, dato l'accento che viene posto sul suo essere rancoroso. A differenza di ciò che succede con Cofagrigus, allora, sembrerebbe che lo Yamask di Galar, evolvendosi, conservi le proprie memorie, ma che, allo stesso tempo, di esse non abbia un ricordo positivo, ma molto negativo. Peraltro, il fatto che lo Yamask di Galar non possieda alcuna maschera mortuaria potrebbe indicarci una sua mancata sepoltura. Ora, se questa osservazione fosse vera, mi viene da pensare che lo Yamask di Galar sia rancoroso perché è morto di una morte violenta a cui non è conseguita una degna sepoltura. E le orribili memorie di cui ci narrano le descrizioni di Runeregus potrebbero essere legate alla morte violenta dell'uomo che poi diventò Yamask. Non sarebbe allora un caso che Runeregus sia ispirato alle rune di Imvgar, che presentano sulla pietra dei motivi rossastri a forma di serpente e che commemorano una serie di soldati vichinghi morti durante una spedizione nel Mar Caspio condotta dallo stesso re Imgar. E allora l'ispirazione di Runeregus confermerebbe la morte violenta di Yamask, accertandone dunque la mancata sepoltura e tutto ciò che abbiamo detto finora. Ad ogni modo, il filo conduttore tra i due Yamask, Cofagrigus e Runeregus c'è e lo abbiamo citato più volte. Tutti sono legati, in un modo o nell'altro, al culto dei morti. Yamask di Unima e Cofagrigus presentano delle maschere mortuarie, mentre lo Yamask di Galar e Runeregus sono legati alle rune di Imvgar.
Jr., erette, guarda caso, dai parenti delle vittime per commemorare queste ultime e consegnarle in un qualche modo all'immortalità. E allora, proprio qui, si chiude il cerchio e torniamo all'inizio del video. Il desiderio degli uomini di essere immortali e di rendere immortali i propri simili, facendo sì che essi, in un modo o nell'altro, lascino un segno. Sia esso una maschera mortuaria, una runa, un ritratto, una fotografia, una poesia o un posto d'onore nella storia. Yamask, Cofagrigus e Runerigus parlano di questa ambizione dell'essere umano e ci presentano l'incontro terribile e paradossale tra questa ambizione dei vivi e chi ormai ci ha lasciato. Bene ragazzi, il video è finito, è tipo uno dei più filosofici che io abbia mai fatto, ma credo siano 7 mesi abbondanti che ce l'avevo in programma ed era arrivato il momento di farlo, anche grazie alle conoscenze che ho sviluppato con i miei ultimi esami, quindi quale momento migliore se non questo. Io spero che vi sia piaciuto, vi ricordo tra tutte le altre cose che trovate in descrizione nel primo commento dei libri qualora vogliate approfondire l'argomento. Immagino che tra le 10.000 persone che saranno capitate su questo video qualcuno possa essersi interessato. Per il resto ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social, in particolare da Twitch. Questa sera dovremo essere in live con un po' di Battlespot, quindi vi aspetto per giocare competitivo, proviamo un nuovo team e vediamo se ci divertiremo o se lanceremo la Switch da qualche parte. Infine, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.